Buonasera a tutti e benvenuti al Palavisto per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A Veneta maschile, prima divisione nazionale. Si affrontano oggi la Pallamano Bressano, Cassa di Trento e l'Arteria Merano. Oggi non faremo la consueta presentazione dei giocatori, ma faremo un omaggio, che vedete già in mezzo al campo, contro ogni guerra. Invito le due squadre e i direttori di gara a prendere posto in mezzo al campo. No alla guerra, sì alla pace. È sulle immagini di questo striscione forte, impattante, didascalico, per dire no alle ostilità tra Russia e Ucraina, che si apre la 19esima giornata della Serie A Veneta ed il derby tra Bressano, Cassa di Trento ed Arteria Merano. Amiche ed amici di Eleven Sports, è Gianmarco Tiralongo che vi dà il benvenuto al Palavis. Al mio fianco, molto più di uno sparring partner, c'è Francesco De Vigili per la consueta analisi tecnico-tattica di un match che, alla luce dei risultati odierni, assume una notevole importanza. Francesco. Sì, buona pallamano a tutti. Bellissimo striscione organizzato dalla Pallamano Bressano, no alla guerra, sia la pace. Questo è il messaggio che vogliono dare oggi le due squadre. Nessuna presentazione, due squadre amiche che danno vita a un bellissimo incontro. Io son convintissimo che oggi sia una grandissima giornata di sport. 24esimo incontro tra Bressano e Merano. Per 16 volte hanno esultato i gialloneri padroni di casa, per 5 gli altoatesini che hanno potuto gioire ai quarti di finale della Coppa Italia 21-22, manifestazione che si è conclusa per i Diavoli Neri con un ottimo terzo posto, una medaglia di bronzo che possono portare fieramente sul petto gli uomini di Jürgen Prantner. Ma un match a cardiopalma, praticamente si è visto di tutto nel quarto di finale tra Bressano e Merano, con i bianconeri in vantaggio al termine dei primi 30 minuti per 13-5, che si sono visti raggiungere proprio all'ultimo secondo dal tiro dei 7 metri di Nicola Fadanelli, che poi alla roulette dei tiri di rigore va a segno la prima volta, la seconda volta purtroppo no, Luca Stricker non fa altro che insaccare alle spalle di Loizos e permettere ai propri compagni di squadra di approdare in semifinale. Manifestazione che, come abbiamo già anticipato, vedrà poi il Merano concludere al terzo posto, mentre prima storica vittoria, primo storico trofeo per i sardi della Raimon Sassari, che hanno superato in finale il Conversano. Torniamo a noi, 19esima giornata che si è aperta con il botto. Non parliamo della vittoria straripante del Fasano a Bolzano, un 31-19 perentorio, ma del pareggio. E mentre ve lo racconto, Castagnino e Emanuele, che saranno i direttori di gara di questo incontro, fischiano l'inizio delle ostilità, che ripetiamo anche alla luce dello striscione appena esposto vogliamo che siano le uniche a cui assistere da qui sino all'eternità. Pareggio pirotecnico tra Rubiera e Bressanone, un 26-26 che interessa sia il Merano che il Bressano, in maniera particolare gli uomini di Fusina, che praticamente vincendo oggi potrebbero addirittura creare un solco proprio sui bressinesi, che sono 6 da coda 22. Il Bressano vincendo arriverebbe a 27. Franz, partita importante, risultati importanti. Bressano che attacca e trova una traversa con Jansson, che praticamente va a rispondere al precedente attacco svanito del Merano. Sì, hai detto bene Gianmarco, grandissima notizia arrivata dal pareggio inaspettato del Secchia contro il Bressanone, e noi certamente dobbiamo approfittarne e passiamo in vantaggio subito con Jakovic. La nostra difesa oggi deve rifarsi dopo la controprestazione di mercoledì col Bolzano, ma le facce sono già diverse, le facce dicono un po' tutto. Oggi ci siamo, la difesa sarà fondamentale per portare a casa questa partita. Bolzano che è il filo conduttore di questo incontro, perché entrambe le squadre hanno affrontato
gli uomini di Mario Sporcic nell'ultimo match. Pressano, come ha già detto Franz, è uscita sconfitta 29-26 dalla Kastainer. A Palawolf l'esito invece è stato differente, perché i Diavoli Neri hanno stravinto il derby, un 38-24 che non lascia alcun tipo di recriminazione, una vittoria splendida e magnifica. Adesso attacca il Merano per rispondere alla prima rete di Gabriele Jakemet, il solito attacco felino dell'ala sinistra di Mezzocorona, che ha praticamente sbloccato il risultato. Qui adesso Max Prantner prova a servire il compagno all'ala destra, non ci riesce, mentre attacca ancora il Merano, sempre Prantner a servire con il numero 44, Juan Pablo Cuello, top scorer della formazione altoatesina. Per lui sinora ben 104 reti, che valgono il secondo posto nella top 20 marcatori della Serie A Beretta. Cuello che praticamente insegue Federico Mazza del Cassano Magnago da solo a 127 realizzazioni. Un bel bottino quello di Federico Mazza. Stagione in chiaroscuro invece per il Cassano Magnago, che sarà l'avversario del Bressano qui al Palavissi il 26 marzo. Attacca nel frattempo Jansson, serve Alberino, il passaggio è un po' alto, ma Alberino, top scorer invece del Bressano, riesce nella presa, gira la palla, nel frattempo si alza il braccio che indica il passivo, quindi a 5 passaggi adesso, perché uno è già svanito. Il Bressano per attaccare, cercare la conclusione con Nicola Fadanelli, che trova la deviazione, corner per il Bressano. Fusina segnala il passivo qui, splendido il passaggio di Fadanelli a Sontacchi, peccato perché fallo in attacco. Attacca nel frattempo il Merano, ancora un'altra parata di Nicoloizzo, salito subito in cattedra, riparte il Bressano in velocità, Fadanelli un antilope, serve Alberino, però grande parata qui di Lorenzo Martelli, protagonista anche nel match di Coppa Italia. Bressano recupera il pallone, ancora German Alberino, cerca la rivincita, sempre Lorenzo Martelli a dirgli di no, sbarra la porta, riparte velocemente il Merano. Petrice Virci per Prantner, rete di Max Prantner, ma attenzione qui, subito sospensione per Jansson, provvedimento forse un po' severo, sono passati appena 4 minuti, c'è stata una spinta, si lamenta Fusina, chiedeva sì magari una sanzione perché il fallo c'era, ma forse Franz poteva procedere con un cartellino giallo prima. Sì, ci stanno i cartellini, il fallo era brutto, la spinta no. La spinta è da 2 minuti, però all'inizio della partita bisogna usare i cartellini gialli. Comunque l'arbitro dà sempre l'indirizzo alla partita, fischia in questa maniera qua e sarà così dall'inizio alla fine della partita. 1-1 è il risultato quando sono 4 minuti e mezzo quelli segnati dal tabellone elettronico del Palavis. Bressano attacca e maio giallo nera dalla destra e sinistra ai vostri degli schermi, difende nel classico kit bianco con inserti neri la formazione meranese, che attacca dalla sinistra alla destra. Invece circola adesso il pallone, Bressano che si fa più insistente, Fadanelli cerca Sontacchi, fermato molto bene da Petricevic e Cuello. Alberino adesso dai 7 metri. Alberino diventato ormai il tiratore anche in assenza di Pascal Dantino, che abbiamo potuto vedere riscaldarsi nel frattempo nel pre-match. Rete di Alberino, 2-1. Pascal Dantino che pian piano procede verso il recupero, è lontano dal campo ormai da 6 mesi, un'assenza pesantissima per la formazione di patron Lamberto Giongo. Bressano che sinora sta andando a 1000, nel frattempo pareggia il Merano, la firma è quella di Oliver Martini, 2-2, a segno anche il pivot della nazionale italiana. Fadanelli rientra Dainese, Bressano che attacca con l'extra player per ovviare ovviamente alla sospensione di Jansson. Dainese
per Jakimet. Jakimet che poi ritorna lì proprio sul corner, invece torna già in difesa per dare spazio a Loizos. Nel frattempo svanisce l'attacco del Bressano. Merano che si riporta subito dall'altra parte del campo. Petricevic cercava Martini, Prantner, parata di Loizos che ci arriva praticamente alla sprovvista. Ottima parata Jakimet, girellone Gabriele Jakimet, trafigge l'ex compagno di squadra Lorenzo Martelli. Ricordiamo, il grande ex dell'incontro è proprio Gabriele Jakimet, trentino, ma l'anno scorso vestì la maglia di Avellino. Nel frattempo cartellino giallo per Nicola Moser. Tutto pronto per ripartire, chiede direttore di gara maggiore distanza rispetto dei 3 metri la difesa giallonera. Qui Moser praticamente fa perno su Martini. Martini, un avversario scomodo da contenere perché è dotato di un'ottima tecnica ma soprattutto di un fisico imponente. Una brutta gatta da pelare per la difesa giallonera, che si conferma però la migliore del campionato. In questo caso però va facilmente a segno Alex Freund, una rete, e ancora più importante l'altra sospensione per il Bressano. È Gabriele Sontacchi questa volta a fare le spese. Gazzini nel frattempo si toglie la felpa e entrerà in campo forse al posto di Fadanelli. No, assolutamente, anche perché sarebbe stata una sciocchezza togliere il regista e playmaker di questa squadra. Vediamo di chi prenderà il posto Gazzini, di Nicola Moser, che tra l'altro ha anche ricevuto un cartellino giallo. Francesco, sanzioni forse un po' severe quelle inflitte al Bressano. Ma ormai l'indirizzo della partita è questo: per ogni spinta ci aspettiamo i 2 minuti dall'inizio alla fine della partita. Vediamo se gli arbitri saranno coerenti, ma io penso di sì, perché loro sanno benissimo che è un derby, tutte e due le squadre ci tengono a far bella figura e a vincere questa partita. Noi dobbiamo essere molto molto più cinici, difendere un po' meglio senza questi falli inutili quando siamo in inferiorità numerica. Ora fallo su Dallago, vediamo, e finalmente esce il primo cartellino giallo. Allora ce l'avevano, li avevano i cartellini gialli, è confermato. Palla in mano a Gazzini che si incarica della battuta di questo 9 metri. Jansson per Jakimet che risale per dare maggiore ampiezza all'attacco del Bressano. Qui Dallago, deviazione, cosa più importante, rete. 4-3 per il Bressano, un match che sinora procede ad elastico. Le squadre rispondono a non di battuta. Qui Cuello, la palla però non inquadra lo specchio della porta, grazie anche alla deviazione di Nicolò Izzos che praticamente la spedisce sulla rete esterna. Esulta Nicolò Izzos, ha tutte le ragioni per farlo. Il Bressano era in difficoltà con un uomo in meno. Adesso entra Jakimet, ancora 20 secondi con l'uomo in meno per il Bressano. Dainese, lo scambio con Fadanelli che chiacchiera con Dallago. Jakimet, ancora Jakimet, Fadanelli prova il cambio di direzione, poi si inserisce una botta che colpisce, accarezza la traversa e poi esce lateralmente. Ne approfitta il Merano, ha una prateria Prantner. Qui però direttore di gara dichiara un fallo in attacco e quindi perde il possesso in Merano. Peccato, peccato, perché il Merano praticamente aveva tanti spazi, non è riuscito ad approfittarne, addirittura ha commesso fallo e adesso deve difendersi perché il Bressano attacca per il più 2. Gazzini si batte con forza e vigore, deve affrontare Felix Freund e Martini. Occhio a Farelli, trova lo spazio e trova anche la rete. 5-3, ma attenzione qui, sospensione per Felix Freund, spinta ai danni di Fadanelli. 2 minuti in panchina anche per lui, inferiorità numerica per il Merano. Lugen Brantner va a vezzeggiarlo, però due paroline gliele avrà sicuramente riferite perché è stato un fallo abbastanza sciocco quello di Felix Freund, che costringe i propri compagni di squadra all'uomo in meno.
vuoi in meno che al momento praticamente c'è, ma anche il Merano attacca con l'extra player, quindi cercherà il coniglio dal cilindro la formazione bianco-nera. Quaggio Grantner, giro per Luca Stricker, ancora Stricker, Petricevic, Brantner, sale Quaggio, ok, a Quaggio cerca di sfidare e poi Stricker, via, c'è Nicola Moser però a sbarargli la strada. Doppio pivot, Quaggio praticamente taglia, si piazza dal lago Alberino, qui Petricevic fermato in tandem da Gazzini e dal lago che reggono una muraglia. Occhio perché adesso il Merano deve attaccare, si alza la segnalazione del passivo, primo passaggio andato, Stricker poteva vedere bene il taglio di Martini, Alex Freund, Nicolò Izos alla Christian Vieri esulta, nel frattempo Gazzini. Merano si è subito dovuta ritrarre in difesa perché il Bressano si era già proiettato in attacco. Rientra Dainese, circola il pallone, recupera però la palla il Merano, lo fa con Max Prantner su Fadanelli. Fadanelli e poi lascia spazio a Nicola Moser che 4-4 aveva cercato l'imboscata. Prantner però aveva girato il pallone nella parte sinistra del campo. Attacca ancora Merano, lo fa con poca insistenza, gioca più sulla circolazione del pallone per cercare gli spazi, per cercare anche gli inserimenti di Martini. Nel tempo Prantner, Petricevic si accentra, fermato da Moser, Petricevic aveva cercato Martini, Martini che poi discute col direttore di gara. Ancora Prantner, sempre alto il braccio del direttore di gara, Merano che si deve affrettare, ancora fallo. Qui sicuramente Merano si organizzerà per andare al tiro. Prantner è suo quel versante. Pallone per Petricevic. Stricker. Palla persa. Ha usato troppo il Merano. Perde il possesso. Risponde il Bressano che nel frattempo cerca rete del più 3. La riprende in campo Jakimet che poi è fermato in maniera irregolare da Quaggio. Nel frattempo time out chiamato da Sandro Fusina. Merano che ha ritrovato la parità numerica. Adesso Franz, di cosa starà parlando Fusina? Come attaccare al meglio questa difesa del Merano che si è dimostrata abbastanza pugnace sinora? Secondo me Alessandro Fusina è molto soddisfatto della difesa, stiamo interpretando molto bene. Loizzo si è aggiunto già la quinta parata, 5-3 le parate tra lui e Martelli, oggi grande duello tra portieri, quando invece a Merano, a Bolzano mercoledì eravamo inesistenti in difesa, non riuscivamo mai a prendere i giocatori del Bolzano pur privi del loro capitano. E secondo me Fusina non è molto soddisfatto della fase d'attacco, non c'è il cambio di velocità, noi dobbiamo puntare molto sul giro di palle, sul cambio di velocità, cercare i varchi per il nostro pivot che, ripeto, a Bolzano ha toccato due palloni. Fondamentale che Sontacchi o Gazzini entrino in possesso del pallone. Abbiamo gettato un occhio a Bolzano e a Rubiera, lo facciamo anche al Pala San Giacomo di Conversano dove i campioni d'Italia conducono 23-17 sul Sassari, altro match che interessa sia a Bressano che a Merano. Nel frattempo a Deppan i Leoni giallo-blu conducono 34-23 sul Siracusa, Trieste invece
23-21 sul Cassano. Segna ancora il Pressano 6-3, risponde il Merano, fermato Prantner da Jansson e Mosea. Si fa incessante anche il tifo di entrambe le tifoserie, c'è una netta rappresentanza, una forte rappresentanza anche dei meranesi. I diavolinieri adesso possono esultare con la rete di Verdoliak, che sino a gennaio militava nella Raimond Sassari e che si è trasferito a Merano per sostituire lo svedese Berglind, che si è infortunato al crociato nel mese di novembre nel match contro Trieste. Jakov Verdoliak, terzino sinistro, classe 96, croato. Pressano, Fadanelli per Jakemet, c'entra in pieno Martelli, e occhio adesso perché il Merano può trovare anche il meno uno. Brantner si alza, serve Petricevic. Verdoliak ancora, subentrato Verdoliak, dal lago di Jakemet, felino ancora una volta, questa volta e appena finito di esultare. 2 minuti di sospensione abbastanza discussa. Non voglio dire niente degli arbitri. Rigore netto per difesa in aria, 2 minuti inesistenti. Ma ci penserà Facchinelli sicuramente. Simone Facchinelli proverà ad abbassare la saracinesca. È entrato Luca Striker. Luca Striker, che dai 7 metri ha già fatto male al Pressano nei quarti di finale di Coppa Italia, lo fa anche adesso. Segna il 7-5, poi lascia posto a Felix Freund in difesa, che subentra col numero 22 sulle spalle. Felix Freund, altra promessa del settore giovanile bianconero, che sinora ha prodotto veramente tanti prospetti molto interessanti. Dal lago per Fadanelli, finta la conclusione, Martini era lì a guardia della difesa, attenzione a qui, poi Fadanelli, passaggio basso per Gazzini, la colpisce con il piede. Fadanelli, Dainese, scaglia la botta, la palla però non inquadra bene la porta, la traiettoria praticamente termina sul banner pubblicitario al lato della porta difesa da Martelli. Qui Martini più preciso, 7-6. 16 giri di lancette, match frizzantissimo. Loizos esce per far spazio a Dainese, rientra nel frattempo Sottacchi, all'ala sinistra invece c'è Alessio Giungo. Dainese, Fadanelli, lo scambio con Dainese, sempre Fadanelli, è sua la regia di questo Pressano, il passaggio all'Alberino, la rete della freccia argentina, 8-6. Petricevic, serve ancora una volta Oliver Martini, che da lì non poteva sbagliare. Seconda rete consecutiva per Martini, 8-7, spina nel fianco della difesa giallonera Martini. Sì, bravissimo giocatore, si sta mettendo in grande difficoltà, soprattutto quando siamo in inferiorità numerica, loro giocano costantemente sul pivot, cosa che dovremmo fare anche noi probabilmente. Comunque è un buon Pressano, buona difesa, mi piace l'intensità di questa partita sia da una parte che dall'altra, sono entrati bene i gialloneri per giocarsi questa partita. Ora l'unico dato un po' allarmante sono le 3 sospensioni per 2 minuti, però un buonissimo approccio alla partita, completamente diverso dalla partita di mercoledì. Oggi si vede chiaramente che vogliamo
vogliamo a tutti i costi approfittare dell'incertezza avuta dal Bressanone e provare a giocarcela contro una, forse la squadra più in forma del campionato italiano in questo momento. Ora Dainese sbaglia un tiro incredibile e qua un po' ce la cerchiamo. Merano per il pareggio, 8-7. Palla Petricevic che fa l'uno contro uno, ma viene ben stoppato. Palla Loizos. Loizos ha cercato Alberino. Alberino adesso viene servito dal compagno, da Ale Dallago. Dallago che poi va a dire a Loizos: guarda me che ci penso io. E fa bene, perché Dallago serve uno splendido assist al bacio per German Alberino, che di fronte a Martelli segna. 9-7, doppio vantaggio per il Bressano. Si dispera un po' Martelli qui, occhio, perché il Merano subito si alza la segnalazione del passivo, lo fa con ritardo direttore di gara. Merano che adesso deve affrettarsi, il pallone aveva varcato la metà di centrocampo. Qui cerca Prantner la conclusione, lo fa, c'è Loizos, poi il tentativo di Cuejo, ma c'è stata un'invasione da parte dell'argentino che l'anno scorso militava tra le file del Siracusa. Fadanelli discute della fase offensiva con Jansson. Fraseggia adesso il Bressano, la circolazione di palla si fa sempre più veloce. Fadanelli cerca l'attacco, qui chiamava uno sfondo Prantner, Jakemet in tapin, va a realizzare il 10-7. Discute il Merano col direttore di gara, forse c'era lo sfondamento. Sì, anche secondo me, hai detto bene Gianmarco, qua c'era nettamente lo sfondamento, perché il pallone l'ha dato via leggermente in ritardo dopo aver effettuato lo sfondamento. Bisogna essere onesti, topica dell'arbitro. Comunque Jakemet non ci ha pensato neanche un momento e da buon ex ha siglato la quarta rete. Gabriele Jakemet, rivelazione della pallamano Bressano, che lo ha prelevato proprio dai diavoli neri. Qui nel frattempo ci trova Max Prantner, ancora una volta però è Nicoloizos a prevalere, il colosso di Salonicco, che poi chiama il pubblico, chiede maggiore calore, maggiore sostegno, perché è una fase delicatissima. Il Bressano addirittura attacca per il più 4, trova una pronta e calorosa risposta. Nico Loizos, secondo anno nelle file del Bressano, seconda stagione ad altissimi livelli. Dallago, Jakemet, non si ferma più Gabriele Jakemet, ma quanto graffia Gabriele Jakemet, smorfia felina per Gabriele Jakemet, incredibile. Petricevic gira per Prantner, ancora Verdoliak poi si allarga, va in velocità, fermato da Moser. Prantner riesce a superare l'avversario, poi trova fortunosamente il pallone. Fallo commesso su Prantner, si consulta il direttore di gara. Chiedono che venga asciugato il parquet del Palavis, che si è bagnato in seguito alla caduta rovinosa di Max Prantner. Nessun provvedimento adottato al di là del tiro dei 9 metri. Quindi si salva il Bressano, che adesso si riorganizza in difesa. Fusina va a dispensare consigli ai suoi mentre controlla il tabellone, va a parlare con Gabriele Jakemet, gli dà consigli sulla posizione da adottare in attacco, poi ritorna lì proprio a bordo campo, è lui che guida la difesa adesso, quasi prende le misure, chiede ai suoi di allargare le braccia, poi Nicoloizos non lo fa, ma riesce comunque a deviare il pallone. Merano che riconquista il possesso. Ottava parata per Nicoloizos, mi segnala Francesco De Vigili. Qui sfondamento di Max Prantner che si lamenta, manda anche a quel paese il direttore di gara, che era però girato per segnalare la ripresa del gioco a Nicoloizos. Si salva Max Prantner,
perché nel frattempo il attacca per il più 5, ma la sospensione avrebbe sicuramente influito negativamente sulla Merano. Qui Jansson fermato molto bene da Felix Freund. Jansson è lui che gestisce la manovra, qui fermato molto male da Verdoliak che trascina per la maglia, forse prende anche per la spalla. Tiro dai 7 metri. Giallo per Jürgen Prantner che si lamenta. Addirittura interviene il commissario di gara per cercare di sedare gli animi. Arrabbiatissimo Jürgen Prantner. Alberino contro Martelli. Esce sino sui 4 metri Martelli per cercare di ostruire la visione ad Alberino. Tentativo vano perché Alberino la piazza sotto il 7, 12-7, adesso più 5. Merano coglie l'SOS, Jürgen Prantner chiama timeout. Lunghissima, abbiamo ancora negli occhi cosa è successo in Coppa Italia, dove dopo averci letteralmente dominati per 45 minuti vincevano addirittura di 11 gol e siamo riusciti a pareggiarla. Qui la partita è ancora da iniziare. Prantner arrabbiatissimo con gli arbitri per alcuni fischi discutibili, fischi comunque che da ambo le parti non sono in grandissima forma oggi. Due arbitri siciliani comunque stanno tenendo lo stesso atteggiamento per tutte e due le squadre, le stesse sanzioni per tutte e due le squadre, sì che non ci si può lamentare. Sia più deluso della fase difensiva del Merano che non riesce a incidere soprattutto sugli attacchi dalla parte destra. Dal Lago è stato molto bravo a conquistarsi due minuti e ora vediamo il Merano come esce dall'extra player. Vediamo se questo timeout avrà sortito i giusti effetti sul Merano, che adesso deve assolutamente dare una risposta. Merano che è sembrato abbastanza nel frattempo difesa a uomo quella di Fadanelli su Prantner, che poi delega Jakemet. Attenzione, Cuecio viene servito. Round. Fallo. Attacca ancora il Merano. È una fase un po' concitata questa. Rimaniamo a osservarla insieme a voi. Merano che, dicevamo, è sembrato abbastanza contratto sinora. Petricevic. Viene tirata la maglia di Petricevic da Sontacchi, se la sistema adesso. Si alza la segnalazione del passivo, deve affrettarsi il Merano. Qui fallo di Dal Lago su Striker, attenzione, si ferma il gioco. Sembrato un fallo abbastanza duro, in effetti. Due minuti di sospensione per Dal Lago. Uomo in meno per il Pressano nuovamente. Prima sospensione per Alessandro Dal Lago. La Pantera deve accomodarsi in panchina per 120 secondi. Attacca ancora il Merano. Occhio qui perché Jansson colpisce sul volto Andy Striker, che poi forse accentua un po' il tocco. Non c'era sembrato così forte.
l'intervento di Kaspar Jansson era un intervento fortuito, ma comunque rimane una manata in volto. Andy Stryker ne accentua un po' l'impatto, poi si rialza velocemente. Vedremo se verrà adottato un provvedimento dal direttore di gara. Si lamenta in effetti la frangia meranese. Non sono però dello stesso pensiero i direttori di gara, che adesso segnalano la ripresa del gioco. Petricevic, sempre dalle sue mani, passa il gioco del Merano, occhio a Freund. Stryker qui viene servito molto bene. Petricevic trova però il petrolio con un rimbalzo. Petricevic, che di questi tempi, visto il costo della benzina, non sarebbe male trovare un altro giacimento. Fallisce l'attacco del Merano, ma occhio al Pressano, che addirittura adesso può incrementare il vantaggio sino al più 6. Deve ragionare il Pressano. Sale Jakemet, Fadanelli, ancora Jansson che cerca Nicola Fadanelli, ritorna Jakemet per lasciare spazio a Loizos. Fadanelli, si era aperto un varco. Jansson si alza, tira molto molto alto il tiro di Jansson, che praticamente fa terminare l'azione del Pressano, e dallo start a quella del Merano, che attacca con l'uomo in più Petricevic. Petricevic è in legno a dirgli di no, e invece no, perché è rete. La palla ha colpito il sostegno interno della porta divisa da Loizos, 12-8. Un'illusione ottica, sembrava non fosse entrato quel pallone, e invece tanto merito a Petricevic, perché il Macedone realizza l'ottava rete dei Diavoli Neri, 12-8. Mancherò poco più di 4 minuti al termine del primo tempo. Jansson rientra nel frattempo. Loizos tra i pali, attacca qui Moser, si crea il pertugio Alberino. Da lì l'angolo era abbastanza ampio, non ha problemi German Alberino a siglare il 13-8. Non patisce eccessivamente l'inferiorità numerica il Pressano, praticamente lo score rimane di 1-1. Un break che fa praticamente pareggiare i conti, quindi rimane sul più 5 il Pressano. Merano che sicuramente nella ripresa dovrà scendere in campo con maggiore impeto, quello che aveva dimostrato nei primi 15 minuti di gara, che praticamente erano lì un completo botta e risposta, un match che era scorso ad elastico, quindi ci aspettiamo che nella ripresa ci sia maggiore brio, maggiore entusiasmo per vivere qui sulle frequenze di Leme Sports un'altra fantastica giornata di pallamano, mentre Sontacchi tutto solo realizza il 14-8. Esulta il Pressano perché c'è Loizos che cerca poi Gabriele Jakemet, ma si prende tutto il tempo. Pressano può respirare, deve incrementare, come diceva Francesco qualche minuto fa, il netto vantaggio non deve illudere, perché in Coppa Italia il Pressano era addirittura sotto di 11. La ribaltata nel secondo tempo, rosicchiando pian piano il gap e portandosi fino ai rigori, quindi rimanete sintonizzati perché non è finita qui. Pressano però adesso attacca per il 15-8. Jansson chiacchiera con Fadanelli, lo scambio con Dall'Ago che finta il tiro, cerca Jansson. Jansson ritorna da Fadanelli, Fadanelli cerca il suo fidato Sontacchi, e ovviamente se l'ha cercato un motivo c'è, Franz, perché l'assist è morbidissimo. Sontacchi la prende, si gira 15-8. Magia del nostro grandissimo centrale, l'ha cercato, l'ha voluto, palla riconquistata in difesa, 15-8 per noi, bellissima rete di Sontacchi sull'assist di Fadanelli, coppia inossidabile del settore giovanile della pallamano Pressano. Ma la notizia più bella è che siamo ritornati a difendere, come sappiamo è stato a Merano, scusate, a Bozzano mercoledì,
non c'eravamo, oggi si gioca con la nostra grandissima difesa e a farne le spese per adesso è il Merano, palla Jakemet, ancora palla al pivot, Almerino in angolo e la sbaglia, riparte il Merano. Riparte il Merano, segnalava il dato Franz della difesa del Bressano che nel frattempo va a aumentare la percentuale di parate di Nikolojzos che sale a quota 11 in 29 minuti 10 secondi. Fantastico, entusiasmante, magnifico. Abbiamo terminato gli aggettivi per Nikolaos Lojzos, per gli amici Niko Kalauskas-Agatos. Dicevamo, difesa del Bressano che in media ha incassato 24 reti a partita, a Bolzano ben 5 più, nel frattempo ancora Gazzini, questa volta però Martelli si immola, rete, Bressano che non deve adagiarsi, Merano che risponde subito, ottimo l'atteggiamento di questo Merano, trova però sulla strada veramente un Nikolojzos straripante. Che pare anche questa, poi deve solo gestire il possesso, mancano 5 secondi, Bressano dal lago cerca la botta sotto mano, viene fermato il gioco, termina sul 15-8 il primo tempo. Non è finita qui però, attenzione, non è finita qui, occhio perché c'è da recuperare qualche secondo. Meticolosi i direttori di gara, scelta saggia quella di Lorenzo Martelli che poggia il pallone per terra. Finisce così il primo tempo del derby tra Bressano Merano 15-8. Prendetevi 10 minuti per sorseggiare un brulé, uno spritz o un po' di cecubo. Noi vi aspettiamo qui per commentare il derby.
dove si balla ma anche dove si gioca a pallamano qui al Palavis. 19esima giornata della Serie A Beretta, si affrontano Pressano e Merano, primo tempo che si è concluso sulla 15-8 per le api giallonere, padrone di casa. Merano che paga certamente l'assenza importantissima di Francesco Cascone, jolly dei Diavoli Neri, defezione che pesa tantissimo anche poi sulle rotazioni a disposizione di Jürgen Prantner e anche poi sulla resa dello spettacolo di questo match, che Francesco Cascone segna solo gol bellissimi. Tutto pronto per ripartire, Fadanelli nel frattempo impece il pallone, lo scambio con Alberino, si alza il braccio del direttore di gara, fischietto in bocca, avete appena sentito sibilarlo dal lago, lo scambio con Verdoliak, molto simbolico soprattutto in questo periodo storico, lo scambio tra gli atleti avversari, Pressano e Merano adesso si affrontano. Fadanelli, Sontacchi, giro per Dallago, Jansson, molto ritmico adesso il Pressano, si gira Sontacchi, riparte da dove ha terminato il Pressano con una rete, 16-8, segnale importantissimo anche questo. Sontacchi nel frattempo recupera il pallone, Dallago Fadanelli indica a Jansson cosa fare, indica la posizione a Gabriele Sontacchi e poi un passaggio praticamente repentino, non se ne accorge nemmeno la difesa meranese, rete 17-8, adesso il vantaggio sale sui 9 e permane perché Petrivicevic colpisce il palo, la palla poi termina a lato Gabriele Jakemet, la rimette in gioco Pressano sugli allori, ma ricordiamo non deve assolutamente abbassare il ritmo perché il momentum è dalla sua parte e quindi deve attaccare. Merano non deve assolutamente perdere le speranze. Jakemet velocissimo ancora Dallago, Fadanelli, serve Jansson, Dallago, finta di tiro, manda a bere una birra Petrivicevic, poi ancora Dallago, Jansson, la botta, Martelli, poi la palla si fa tutta la linea di fondo e termina in corner, ci ha provato Max Prantner a recuperarla, Fadanelli e Jakemet. Fadanelli poi recupera pian piano la posizione, adesso la manovra è affidata a Jansson, Dallago fermato da Verdoliak. Dallago, occhio a Sontacchi che esce, c'è il taglio di Jakemet, potenza, azione, momentum, Gabriele Jakemet, 18-8. Petrivicevic deve rispondere, il Pressano, il Merano adesso, perdonatemi, non deve assolutamente alzare bandiera bianca, 18-8 che non è per nulla incoraggiante. Ricordiamo dal 4-3 il Pressano ha realizzato praticamente un break di 14-5 con cui ha praticamente creato un divario importantissimo che sta tenendo le redini di questo match. Petrivicevic qui non sa veramente cosa fare, Prantner prova a servire il compagno di squadra, poi il tentativo di Visentin finisce a lato perché deviato da Nico Loizos che sale a quota 13 adesso. Loizos che sale a quota 13, Pressano che è uscito dagli spogliatoi benissimo, un parziale di 3-0 e Nico Loizos che ancora incita la squadra a non mollare, a cavalcare l'onda, a tenere il Merano con la testa sotto l'acqua, è un momento positivo, bisogna adesso fare la partita, palla Jansson. Dallago, Jansson, palla all'angolo, Jakeme che infila! 4-0 di parziale, vai!
Ancora una rete per Gabriele Jachemet che sale a quota 7. Qui ci prova Prantner, viene fermato però in maniera irregolare da Jansson, tiro dai 7 metri. 19-8 più 11. E adesso farà qualche gesto apotropaico il più scaramantico dei tifosi gialloneri. Situazione diametralmente opposta a quella praticamente verificatasi nel quarto di finale di Coppa Italia. Facchinelli contro Stryker, secondo atto, seconda rete però di Luca Stryker, che chiama la carica ai propri compagni di squadra, li invita a non mollare. Nel frattempo cede il posto a Luca Visentin, mentre Facchinelli si avvicenda con Loizos. Oggi stranamente Facchinelli è ancora allo 0% delle parate dai 7 metri, Franz. Sì, però Stryker è uno specialista dai tiri dai 7 metri, che è difficilissimo pararli un rigore. Comunque è una bella sfida. Siamo a più 10, ma non ci dobbiamo accontentare. Ascoltiamo quello che ci dice Loizos e non ci accontentiamo, attacchiamo ancora con questa velocità, palla da lago, e vediamo che la difesa meranese questa volta ci chiude molto bene. Palla su Suntaki che vuole i 3 metri giustamente dai difensori, palla da lago che prova una Kempa che questa volta non riesce, palla a Merano, più 10, ma la partita assolutamente non è finita. La partita non è assolutamente finita, se la stanno godendo gli spettatori presenti qui al Palavis. Nel frattempo Martini in sacca al 19-10, se la starà godendo grazie all'esclusiva di Eleven Sports anche Raluca, comodamente seduta sul suo divano a 100 chiavi. 19-10, Farianelli, nel frattempo Sontacchi per Dallago, ha visto Fadanelli, l'aveva chiamata Jachemet, adesso difende più alto il Merano. Qui Sontacchi fallisce la prima presa, però ha tutto lo spazio e tutto il tempo per riprendere il pallone, stringerlo, cercare la traiettoria, trovare il pertugio e insaccare alle spalle di Martelli. Qui grande errore della difesa del Merano, che ha lasciato liberissimo Sontacchi, ma soprattutto non ha nemmeno ovviato alla prateria che Gabriele Sontacchi aveva. E lasciare tutta questa libertà a Gabriele Sontacchi nel 90% dei casi vuol dire avere un gol in più tra quelli subiti. Sì, nel primo tempo buona difesa, buon attacco di Sontacchi, che però aveva realizzato solo una rete, però conquistando due rigori. E la bellezza di questo giocatore è che nei primi 6 minuti l'abbiamo servito 3 volte e ha risposto con 3 reti. Due magie di Fadanelli, ora la difesa meranese si è un po' fatta sorprendere. 14esima parata di Loizos e questa non è più una notizia. Palla ancora al Merano che attacca con Petricevic. Palla Prantner che scala, palla Lala che questa volta infila. 20-11. Ancora Loizos che questa volta non se la prende con la retroguardia giallo-nera. Rea, prima di aver lasciato libero il pivo per la prima volta in questo secondo tempo, una difesa giallo-nera che oggi funziona benissimo e sembra un'altra squadra da quella scesa in campo mercoledì a Bolzano. Incredibile come cambiano le cose nel mondo dello sport. Comunque è così che la vogliamo questa squadra. Palla ancora a Jachemet che questa volta non riesce a infilare con una girella. Palla Merano che non si dà per vinto. Petricevic scala e qui l'arbitro ferma l'azione d'attacco che poteva tranquillamente lasciare proseguire per dare 2 minuti a Gazzini, reo di aver commesso un fallo su Martini. Si lamenta infatti Jürgen Prantner perché il direttore di gara, per infliggere questi 2 minuti a Gazzini, ha interrotto la seconda fase del Merano. Un pallone che poteva essere velenosissimo perché Petricevic aveva tutto lo spazio per cercare il compagno ma anche per attaccare e andare a rete. Adesso ancora Merano in attacco
Krantner, Petricevic, c'è il taglio di Martini non visto, Verdoliak si accentra, scaglia il tiro, colpisce però il pettorale di Loizos, possente Nico Loizos. Abbiamo perso il conto delle parate, per fortuna c'è Francesco De Vigili al mio fianco a ricordarmele, sono ben 15. Nel frattempo dall'altra parte si riscalda anche Riccardo Meletti, classe 2002, modenese al secondo anno a Merano. Dal lago Alberino difende altissimo Juan Pablo Cuejo, cerca di interdire la manovra offensiva del Pressano andando a ostacolare la fase di Nicola Fadanelli. Qui parata di Martelli, Merano che sembra reagire, lo fa benissimo qui in questo caso con Max Prantner che in volo era indeciso, tant'è che prima di tirare aveva comunque guardato il compagno, poi ha scagliato il pallone in porta. Scelta saggia quella di Max Prantner che va a siglare il 20-12, meno 8, mancano ancora 21 minuti, rimanete incollati agli schermi. Si alza anche il coro dei tifosi dei Diavoli Neri, rispondono quelli gialloneri invece che vogliono questa vittoria come la vuole il Pressano per riscattare il 29-26 patito mercoledì alla Gasteiner Halle di Bolzano. Nel frattempo grande rete qui di Nicola Fadanelli a rispondere a Max Panther, ci senza sempre lui il folletto di Pressano, Nicola Fadanelli fantastico, 21-12. Verdoliak pronti partenza via, 21-13, si infiamma il match, è vero Merano è sotto di 8 reti ma ci sembra che stia reagendo alla grande, ci aspettiamo di tutto Franz. Sì, ora secondo me il pericolo numero uno per il Pressano è Prantner, soprattutto adesso nella seconda fase puntano molto su di lui nel suo attacco uno contro uno. Dobbiamo limitare Prantner, ma non solo lui, non dobbiamo permettere a Verdoliak di entrare in partita, dobbiamo basare tutto ancora sulla nostra difesa e in attacco essere un po' più reattivi, insistere a giocare sui sontacchi e liberare con la velocità del giro di palla, liberare le nostre ali sia da una parte che dall'altra. Alberino Iacome fino adesso non ha fatto capire molto al difensore, al portiere meranese. Noi dobbiamo far circolare la palla più veloce che sia possibile senza perderla naturalmente e poi rientrare velocemente in difesa. È qua la chiave della partita. Di contro il Merano può migliorare tantissimo in difesa, secondo me difesa meranese che oggi non riesce a tenere gli attacchi meranesi, gli attacchi del Pressano. Grande presenza di pubblico qui al Palavis che pian piano si è riempito, tutti a godersi questo straordinario derby che vede il Pressano in vantaggio 21-13, ma mancano ancora 20 minuti, proprio adesso scocca il decimo minuto della ripresa. Fadanelli gira velocemente il pallone del Pressano, è entrato anche Dainese. Dal lago la chiamava Sontacchi, Fadanelli sempre per Dal lago che vede Sontacchi da lì sotto il 7, che bomba questa di Gabri Sontacchi, occhio qui a Visenti, prontissimo, veloce, scatta come una lepre, poi Martini finta un tiro, c'era lì a prendere le misure il geometra Loizos quasi con la livella a calcolare la traiettoria. Poi riparte il Merano, circola il pallone a gestire il tutto, c'è Luca Stricker, lo scambio con Prantner che vede poi Verdoliak, fantastica questa rete, non per la conclusione che è stata molto velleitaria ma per l'azione in sé, perché Verdoliak ha preso il pallone con una mano, un pallone insperato perché c'era stato l'intervento del difensore su di lui, poi l'ha appoggiata in porta andando a beffare anche Nico Loizos, 22-14. Nel frattempo Fusina
dispensa qualche consiglio a Dall'Ago e Alberino. Dall'Ago, c'era stato il taglio di Aca e poi la colpisce col ginocchio Visentin. La palla era al di sotto del ginocchio, a dire il vero. Quindi possesso che ritorna giallo-nero, e Merano che deve di nuovo difendersi dalle insidie. Qui Martini praticamente riceve la palla da Fadanelli comodamente, poi ricostruisce la manovra del Merano. Prantner va a seguire Cuecio che sfodera un pallone che per poco non sconfina nel vicino comune di San Michele all'Adige. Dainese, adesso Cuecio e Visentin alti. Una 5-1 quella del Merano che cerca di regolare il Pressano, poi qui si apre uno spazio per Dainese che va in palleggio, finta di tiro e palleggio, ha cercato di inserirsi però c'era Petricevic che lo aspettava lì, Sornione inchiodato per terra, Petricevic inchioda anche Dainese. Jakemet ad assistere, a sostenere Dainese che si ritrova lì in un fazzoletto. Fadanelli serve Dall'Ago, attenzione a Jakemet che si è liberato, lo vede Fadanelli, che te lo dico a fa, 23-14, altra rete di Gabriele Jakemet, più 9 del Pressano. Ma Merano adesso ha tutto un altro brio, paga il break subito, un break imponente, un parziale che gli ha un po' spezzato le cosce. E qui memore della partita di Coppa Italia recentissima, cercherà di ovviare, attenzione ancora una volta Verdoliak, Franz, anche qui Verdoliak, stesso metodo, prende il pallone con una mano, nemmeno carica il tiro, lo scala direttamente in porta, questa volta però è fuori dallo specchio il pallone, Pressano recupera, addirittura attacca per il più 10. No, Verdoliak, Verdoliak è un giocatore che è bellissimo vederlo giocare, ha dei gesti tecnici bellissimi da vedere, la tecnica non gli manca, è stato poco utilizzato nel primo tempo, ma ora questa azione del Pressano, palla su tacchi e questa volta Meletti, Meletti fa la prima parata, Meletti che ha preso il posto di Martelli, ma palla che arriva a Jakeme che infila la decima rete, 10 gol dell'ex di turno, e forse Merano non è proprio contento. Non è proprio contento di questo fatto. Comunque il gesto tecnico resta. Ora comunque Verdoglia che è stato sostituito. Tornano i tre che hanno iniziato la partita. Striker, Petricevic. Palla Striker ancora che attacca da sinistra verso destra e va a tirare e infila sul primo palo. Difesa giallonera un po' disattenta questa volta. 24-15, restano 9 le reti di distanza, ma non bisogna mollare di un millimetro. Nel frattempo c'è giunta una notizia dell'ANSA, praticamente stasera in programmazione nei cinema Trentino Alto Adesini c'è la rosca di Gabriele Jakemet, addirittura secondo gol in girella per la Tigre di Mezzocorona, Gabriele Jakemet, incredibile, sicuramente MVP di questo match. Lui e Nicolò Izos combattono per il titolo di migliore in campo. Forse Nicolò Izos ci ha sentiti e per incalzare la sfida va a realizzare ancora un'altra parata. Il numero però della parata ve lo faccio vedere da Francesco De Vigili che se le sta segnando tutte quante. Siamo arrivati a 16 e spero di non avermene dimenticato qualcuna, ma la cosa curiosa è che a ogni parata gli danno una caramella, probabilmente sul suo contratto c'è scritto anche questo, ma noi siamo ben contenti di dare le caramelle a Nicolò Izos che ha sbagliato solo due partite quest'anno ad Appiano e poi ci è andata bene con un pareggio e a Bozzano, ma a Bozzano la partita mercoledì l'abbiamo sbagliata tutti. Squadra irriconoscibile quella del Pressano e oggi ci tengono troppo, vediamo delle facce completamente diverse, vediamo dei leoni in campo, i leoni non sono solo ad Appiano, oggi i leoni sono qua a Pressano.
attacca adesso il Bressano, mentre Max Panther è stato costretto a uscire dal campo per medicarsi, ha subito una botta, speriamo non sia nulla di grave. Qui Striker in tapin, 24-16, ancora più 8 per il Bressano. Merano che però rimane lì alla porta, ovviamente non basta quel che sta facendo adesso il Merano, deve assolutamente, ma assolutamente incrementare il ritmo, la formazione di Jürgen Prantner, proprio perché deve recuperare 8 reti almeno per uscire con un punto dal Palavis e cercare di risalire in classifica. Ricordiamo, prima dell'inizio di questo match, il Merano qua alla sesta posizione, 20 punti in 17 gare. Il Merano, Bressano invece secondo posto a pari merito con il Sassari, 25 i punti conquistati dalla truppa di Alessandro Fusina, che vuole salire a quota 27. Nel frattempo attacca ancora il Merano Petricevic, è lui che si è caricato la squadra sulle spalle. Verdoliak, attenzione ancora Queggio, qui servirebbe la VAR per questo gol no gol, in realtà non è rete, ma l'azione ha fatto rimanere col piatto sospeso i tifosi, gli atleti, i dirigenti di entrambe le squadre. Palo, traversa, palo, poi in linea e lì ci mette una pezza Nikolojzos che si va ad abbeverare. Padanelli, Alberino, Alberino cerca Sontacchi, la palla finisce nelle mani però dell'altro pivot, cioè di Martini, che serve Queggio, ancora Queggio, ancora un palo, ma soprattutto Lojzos che va per le dorso, la devia con la sovraccoscia, la palla poi colpisce il palo, mostra i muscoli, sembrava quasi braccio di ferro Nikolojzos, ma invece è veramente una saracinesca. Mamma mia Nikolojzos, cosa sta combinando stasera? Vedremo se risponderà Gabriele Jakimet. Fadanelli, finta al tiro, poi subisce un colpo al volto da Juan Pablo Cuejo. Juan Pablo Cuejo che deve abbandonare il campo, 120 secondi. Giusto il provvedimento. Oltre al danno, la beffa per Juan Pablo Cuejo, che ha colpito due legni consecutivi in attacco e poi si vede inflitta anche questa sospensione. 24-16 il parziale. Occhio al Bressano che attacca, cerca il più 9. Padanelli vede German Alberino, da un argentino all'altro, errore anche per German Alberino. Adesso Dal Lago si alterna con Moser, può concedere maggior spazio anche alle seconde linee Alessandro Fusina, proprio per far rifiatare i titolari, e il parziale lo permette, il tempo no, perché mancano ancora 10 minuti e mezzo, può accadere di tutto. Nel frattempo Visentini lascia spazio a Meletti, Martini per il 24-17. Si infiamma l'atmosfera qui al Palavis, tifosi del Merano ci credono. Occhio a German Alberino, ancora una volta però Meletti ad opporsi a German Alberino, viene colpito in volto. Si va subito a sincerare delle condizioni dell'estremo difensore modenese German Alberino, gli va anche a chiedere scusa, bel gesto di fair play da parte di German Alberino. Ne approfitta adesso il Merano, che può portarsi nuovamente sul meno 6. Nel frattempo il Bressano deve chiudersi ermeticamente in difesa, lo deve fare per superare il Sassari e prendersi secondo posto solitario in classifica, perché i sardi, gli uomini di Passino, perdono malamente anche a Conversano 31-24. Parlava prima dei leoni di Appiano il mio caro Franz,
E i gialloblu di Gagovic esultano al termine della contesa con l'Albatro Siracusa 36-27. Vittoria di misura del Cassano Magnago al Chiarbola, che supera il Trieste e lo fa anche in classifica, perché gli Amaranto salgono a quota 13 e conquistano la nona posizione, l'ottava in realtà a pari merito proprio con l'Eppan, che ha della sua gli scontri diretti. Classifica che muta, vede sempre il Fasano al primo posto, non con 29 ma con ben 31 punti. Vedremo se il Pressano salirà a 27, al momento la matematica dice ciò, ma la partita è lunga, 6 reti, 9 minuti e mezzo, attacca Fadanelli, c'è Jansson, qui sfondamento di Fadanelli, attacca ancora il Merano, in risposta Martini, 24-19, e occhio rimanete incollati agli schermi perché si è infiammato il match, Merano ci crede, dal meno 10, contro parziale di 9-4, sono solo 5 adesso i reti di vantaggio del Pressano, si accorge delle difficoltà dei suoi, Sandro Fusina chiama time out. Cos'è che non funziona nel Pressano? Quali sono gli accorgimenti, i provvedimenti che ha adottato invece il Merano che gli hanno consentito di rimettere il muso in carreggiata e riprendersi un po' il match? Ma noi l'avevamo detto all'inizio della partita, questa è una partita che non finirà mai. Mancano ancora. Ovviamente alla pallamano Pressano Castel di Trento, perché sono solo minuti e 15 i minuti di gioco adesso, ben 11 in meno. Ultime battute di questo match che vede il successo proprio delle api giallonere. Una fotografia di questo match, Franz. Una partita bellissima, giocata alti i ritmi. Penso che ce l'abbiamo meritata la partita, soprattutto una grande dimostrazione di riscossa dopo la partita di Bolzano. La squadra aveva voglia di reagire, grande prova difensiva e grande prova anche in attacco. Io penso che saranno tutti d'accordo, oggi non abbiamo rubato niente, stiamo vincendo di 4 contro la squadra finora più in forma del campionato italiano. Bravi, un applauso a tutti, soprattutto a Nicoloizos. Ti volevo ridare il microfono, ma quest'ultimo apprezzamento secondo me ha decretato l'MVP del match, che è Nicoloizos, perché nei minuti finali, quando c'era bisogno di chiudere la porta, lui c'è stato, e proprio su questo countdown di così del Pressano si chiude il match 26-23. Un applauso al Merano che ci ha creduto sino alla fine e ci ha regalato un match che ci ha tenuti veramente incollati agli schermi col fiato sospeso sino alla fine. Un controparziale negli ultimi 20 minuti di 13-6 che ha riaperto le danze. Pressano però ha saputo fare quel che gli è meglio riuscito sinora, cioè difendersi. Si mantiene in media con le reti subite durante il campionato, in camera 2 punti che non sono d'oro ma di più, perché sale a quota 27 a parità di match giocati con il Sassari, che ricordiamo una gara in meno ma 2 punti in meno, valgono il secondo posto solitario alle spalle del Fasano che ha più 4, ma che rispetto alla truppa di Lavis ha una partita in più. Ricordiamo, ai playoff vanno le prime 4, il Pressano al momento è tra quelle, in compagnia di Fasano, Sassari e Conversano. Merano è qualche battuta indietro, ma se continua a giocare come nella seconda parte del secondo tempo può stupirci e addirittura ambire alle semifinali. Ricordiamo, il Merano ci ha già stupito nella Final Eight di Coppa Italia conquistando la medaglia di bronzo, adesso esulta il Pressano. Franz, direi che abbiamo detto tutto o quasi, hai qualcosa da aggiungere? No, appuntamento a Bressanone per sabato, sarà anche lì una grande battaglia e cerchiamo di portarla a casa e di continuare questo sogno che per noi è il quarto, è arrivare nelle prime 4 posizioni, ma se giochiamo così io penso che ce lo meritiamo. Tris di Alto Atesine per il Bressano, dopo Bolzano e Merano sabato incontrerà
il Bressanone al Palalaghetto, Merano che invece ospiterà la capolista e che quindi avrà anche il sostegno dei tifosi gialloneri in chiave primo posto. Noi vi abbiamo raccontato questo derby tra Bressano e Merano, il 24esimo che nelle statistiche vede il Bressano salire a quota 17 vittorie, e vi auguriamo una buona serata, una buona pallamano a tutti, anche a Danna e Milena che hanno seguito questo incontro in esclusiva su Eleven Sports. Buona serata a tutti.